E finalmente, eccoci qua. Siamo tornati, conferenza stampa di presentazione di Juventus-Bologna, poi alle 15 gioca il Napoli col Torino, alle 18 l'Inter con la Roma, stasera gioca il Milan. Oh, ci siamo ragazzi, ci siamo. Che tortura le pause nazionali, io veramente, poi quando inizi a immergerti veramente nella stagione, a maggior ragione, quando le cose vanno così male, ma come fai a staccarti poi e a proiettarti sulla nazionale, su altre cose? Mi piace mica sta storia, infatti non so come faremo poi col mondiale. Prima di iniziare alcune informazioni di servizio. Mercoledì sera sarò allo stadio nella partita Juventus-Maccabi Haifa, quindi ci vediamo lì fuori dallo stadium. Sarò a Torino mercoledì, giovedì e venerdì, quindi giovedì se vogliamo trovarci anche orario aperitivo o la sera con quelli di Torino. E venerdì invece ci vediamo a Torino per la partita della YouTuber League Juventus contro Inter. Quindi direi che le cose iniziano a farsi abbastanza interessanti. Vi riporto al mio Instagram dove vi ho lasciato tutte le informazioni, ma le ho pubblicate anche qui nella sezione community di YouTube. Allora, direi di partire perché ha parlato Massimiliano Allegri e cerchiamo di capire un attimo quelle che sono state le sue parole. Non prima però di ricordarvi di passare qui sotto in descrizione e scaricare l'applicazione completamente gratuita di Numero 10, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando, lo sapete, e si intreccerà il discorso perché oggi si è parlato di un calciatore che avevo inserito nel video in esclusiva per Numero 10 dei 5 che mi avevano deluso di più in questa prima parte di stagione alla Juventus. Poi ne parleremo. Se non avete ancora visto quel video, poi vi invito ad andarvelo a vedere. E allora, ragazzi, Allegri dice: tanto un Allegri abbastanza rilassato. Ho visto un Allegri forse ricaricato da questa sosta nazionale, forse un po' troppo stressato nelle volte precedenti, non lo so, però l'ho visto un po' più tranquillo e con un'idea ben chiara in testa di quello che serve fare in questo momento. Sono parole, e quindi le parole sono sempre una cosa, infatti sono un'altra cosa ancora. Però vediamo, dice: domani dovrebbe iniziare una nuova stagione, il primo mese è stato fatto male. Eravamo partiti bene le prime tre di campionato come prestazioni, poi abbiamo mollato. Beh, io qua già alzo le mani perché la partita con la Sampdoria non penso di poterla inserire tra una delle prestazioni che è stata fatta bene. I dati confermano quello che è stato. 9 partite, ne abbiamo vinte 2 e perse 3, di cui 2 in Champions. Il Bologna ha demeritato la sconfitta con l'Empoli, ma noi domani dobbiamo tornare alla vittoria. I giocatori sono tornati bene, gli italiani hanno vinto 2 partite su 2, Vlahovic e Kostic hanno fatto bene con la Serbia. Per adesso abbiamo fatto 2 buoni allenamenti, però alla fine contano le partite. Domanda sul rapporto con Bonucci. Allegri dice: Bonucci era stanco a Monza. Ho preferito tenerlo fuori per gestione, anche se il capitano ha comunque 35 anni. Devo gestire alcuni giocatori come Danilo, come Quadrato, che sono importanti per la Juventus, ma si gioca ogni 3 giorni. Sono 2 settimane importanti, poi ha fatto l'elenco, il Bologna, il Maccabi, il Milan, il Maccabi, il Torino. Sono 2 settimane importanti, ma pensiamo partita per partita, focalizzandoci già su quella con il Bologna. Poi dice: abbiamo guardato un po' di tutto in queste 2 settimane, soprattutto nella prima. Abbiamo parlato tra di noi internamente di problematiche. Quando succedono questi momenti di una settimana brutta, ma per me non si parla di una settimana brutta, serve trovare una soluzione, serve fare di più in campo. Dobbiamo gestire l'imprevisto in maniera diversa, vanno gestiti in maniera migliore. Ecco, qua torna fuori il discorso dell'imprevisto. Non mi fa piacere, perché capita la partita in cui c'è l'imprevisto. La prima volta che aveva ritirato fuori l'imprevisto era stato alla prima partita di ritorno, no? Come allenatore della Juventus, quindi Udinese-Juventus 2-2, dove ci sono state 2 papere nel portiere, 2 infortuni, 2 cappelle di Szczęsny, e quelli sì, sono imprevisti, ma qui non stiamo parlando di imprevisti. Qua la Juve ha dei problemi più profondi, quindi focalizzarci soltanto sulla gestione dell'imprevisto secondo me è abbastanza miope come analisi. L'eccessivo nervosismo con la Salernitana ci è costato qualcosa a livello nervoso nelle altre partite, tradotto col Benfica e col Monza, sai, però la Salernitana, che in parte condivido ma non totalmente, perché è vero che quella partita l'avevi vinta sul campo, però poi è ingiustificabile il fatto che tu vada a perdere 2 partite di fila dopo un inizio di questo tipo. Rientrano Rabiot, Locatelli, Milik, Quadrado, Alexandro. Ad oggi fuori abbiamo soltanto Di Maria squalificato e Box, Pogba e Chiesa. E attenzione che poi di Pogba e Chiesa andremo a parlare un po' più nel dettaglio. Finalmente dice una cosa molto importante e che sono felicissimo di sentire dire Massimiliano Allegri, cioè: abbiamo un buon numero di giocatori per gestire le partite.
completamente in contrasto e in contrapposizione con tutto quello che aveva detto nelle puntate precedenti delle conferenze stampa, dove si lamentava del numero effettivo dei giocatori e del qualitativo dei giocatori che erano fuori e che abbassavano qualitativamente il livello della squadra. Quest'oggi non c'è stato. E a livello comunicativo è un gran passo in avanti. Rimangono alcune cose in contrasto e in contrapposizione, però già questo è un passo in avanti. Piccolo, forse anche inutile, che non serve a niente, ma è un piccolo passo in avanti a livello comunicativo e che probabilmente la squadra potrebbe percepire in maniera differente. Stanno bene i rientranti, questi 15 giorni di sosta hanno fatto bene a livello fisico e mentale, hanno lavorato bene. E poi dice, quando si perde si passano sempre brutte soste, ma fa parte del gioco. Noi stiamo cercando di riportare la Juventus a vincere con lavoro e passione e si spera nel minor tempo possibile. Dopo tanti anni di vittorie, questa cosa non va accettata, ma il calcio è ciclico, come la vita. Ci sono avversari importanti, altre squadre si sono rinforzate. Le cose a volte vanno bene, altre meno bene. Serve lavorare di più per riportare le cose sulla retta via. Sono sfide importanti da vincere, sia in campionato sia in Champions. Serve un atteggiamento più cattivo. E poi mi sono cascate per terra perché siamo tornati sul rispetto verso gli avversari. Cose trite, ritrite del ormai vocabolario di Massimiliano Allegri bis. E vabbè. Il calcio dà la possibilità di rigiocare. Dopo un trittico negativo di sconfitte e pareggi, magari la sosta ha fatto bene. E incrociamo le dita, perché se non ha fatto bene la sosta e se andiamo peggio di prima è un bel problema. Poi dice, la svolta non la danno i due attaccanti. Dobbiamo darla a tutti. Con Di Maria fuori, certo, cercheremo di sfruttare i due attaccanti. Poi quando rientrerà varieremo delle cose, ma con una partita ogni tre giorni non ci sarà un 11 di base, è difficile. L'importante è avere atteggiamento giusto. Ecco, il discorso dell'atteggiamento secondo me è fondamentale. E fino adesso non ho visto una Juve con un atteggiamento giusto praticamente mai, quindi sì, importante avere atteggiamento giusto. Vedremo. Ora bisogna stare zitti e fare risultato. In 9 partite ne abbiamo vinte 2. Questi sono i dati. Silenzio e lavoro. Questo momento brutto non è né il primo né l'ultimo che mi accade, fortunatamente. Beh, io spero che sia l'ultimo lato Juventus, almeno mister. Poi se ci saranno altre sfide nel tuo futuro, se dici fortunatamente, però lato Juve spero che sia l'ultimo. È una sfida difficile da vincere. Dobbiamo lavorare consapevolmente. Serve essere bravi nella gestione della squadra e dei giocatori, nel farli riposare, ma queste sono cose che valuteremo strada facendo. Pensiamo ad una cosa per volta. Ecco perché prima dicevo alcune incongruenze, proprio per questo discorso del stare zitti e lavorare l'ha già citato troppe volte quest'anno, e lui stesso è stato il primo a non star zitto, perché quella chiacchierata, chiamatela come volete, con Sconcerti nel momento più insulso, insignificante, in cui andare a sfogarsi con un giornalista, cioè sfogati con un tuo amico, con un giornalista, secondo te non la pubblica? Secondo te non la pubblica? Perché poi dice una cosa che ti fa presupporre il fatto che lo sapeva, e allora questo stia zitti a lavorare, però allora deve essere effettivo, perché quella roba lì non mi è andata giù per niente, perché poi in conferenza dice tutto il contrario di tutto. Allora ti fai delle domande, dici, ma qual è la linea giusta da seguire? Cioè quale delle due? Non capisco. Momentaneamente non abbiamo date precise per il rientro di Pogba e di Chiesa. Federico la prossima settimana toccherà il pallone, ma non significa che rientrerà presto. Pogba non ha ancora corso, poi magari ci vorranno ancora 2-3 settimane. Per ora tutto procede bene, ma da qui a farli giocare passa ancora tanta acqua sotto i ponti. Aspettiamoli e basta. Chiesa è fuori da un anno praticamente, quasi, vabbè. Vediamo. Non commento le decisioni arbitrali. C'è Rocchi che è responsabile, ci penserà lui. Domani in Sassuolo Salernitana arbitra una donna ed è stato fatto un passo in avanti. I ragazzi che sono andati via, e tra l'altro qua mi ha fatto ridere perché nella domanda è stato citato pure Arthur, dei giocatori che abbiamo parlato, quando in realtà è stata una pescata di Rabiot Machia su Twitter, quindi veramente tanto di cappello Rabiot Machia, perché siamo arrivati addirittura dentro le conferenze stampe con le fake news, delle fake grafiche, cioè proprio J Twitter domina su tutto, è incredibile. E Allegri dice, i ragazzi che sono andati via meritano un grosso in bocca al lupo. Io sono abituato a confrontarmi a quattro occhi, perché quando poi ci sono dei riporti ci sono delle frasi in più. E allora vedi, cioè, è questo qua che stavo dicendo. Sei abituato a confrontarti a quattro occhi, però in questo momento bisogna star zitti, perché quando ci sono dei riporti ci sono delle frasi in più. Quindi cosa fai?
parli con un giornalista nel momento in cui bisogna stare zitti e le frasi vengono riportate. Cioè, capite da voi che è un cortocircuito del ragionamento. Cioè, mi fa strano anche che non le facciano notare. Qualcuno poi, qualche giornalista per vie traverse ha detto nonostante tutto, con quello che è uscito, però non gliel'hanno detta chiara e tonda, nel senso, sì, però bisogna stare zitti, però perché parliamo allora con Sconcerti, perché facciamo uscire l'intervista col Corriere, non mi ricordo se mi pare il Corriere, però perché allora, sono tutte piccole cose che si incastrano male, mi immagino dei pezzi di Lego che non si incastrano bene tra di loro, e pezzi di puzzle che non vanno a formare il disegno che c'è sulla scatola, ecco, qualcosa di questo tipo qua. Anche loro devono essere contenti di essere stati alla Juventus. Poi dice, le critiche le abbiamo lette, ed è giusto. In questo momento, che cosa si deve fare? Abbiamo vinto due partite, dobbiamo venire criticati. Ragazzi, io questa frase di Allegri la utilizzo per rivolgermi a tutti quelli che nell'ultimo mese o negli ultimi mesi, magari passando da alcune decisioni che a me non sono andate proprio giù, lato mercato, lato rinnovi, così, dicono, però perché adesso critichi tanto? Ma ragazzi, ma lo sanno anche loro, cioè, lo sanno anche loro che se si lavora male le critiche arrivano, ma ci mancherebbe altro. È disonestà intellettuale non criticare la Juventus in questo momento. Come fai a non criticare la Juventus in questo momento? La criticano loro internamente. Lo stesso allenatore te lo dice, ragazzi, 9 partite ne abbiamo vinte 2. Cioè, come fai a non essere criticato alla Juventus? Ma forse in qualsiasi squadra in Serie A, cioè, perché stiamo veramente gestendo un livello basso, un livello molto molto basso. E dice, in questo momento serve vincere la prima partita dopo la sosta, che sarà domani. Se vinci sei bravo, se perdi devi stare zitto, in questo momento non siamo nelle condizioni di poter dire però vedi ancora, questo discorso torna fuori, ma siamo sempre lì. Poi finalmente si parla di Locatelli, che era uno dei giocatori che era venuto fuori in interviste di Sconcerti, in cui si diceva che era uno dei primi cambi, però l'anno scorso da Zona aveva detto che sarebbe potuto diventare addirittura capitano della Juventus. Anche qua capite che c'è un'incongruenza, magari c'è stato un riporto eccessivo, per citare Massimiliano Allegri. Però, dall'altra parte, se parli con un giornalista e non parli a quattro occhi, poi allora i riporti sono eccessivi. Giustamente, no? Locatelli l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Ora, straordinario mi sembra un po' eccessivo, secondo me ha fatto una buona stagione per essere la prima alla Juventus, però da lui mi aspetto di più, e infatti sono contento che poi abbia detto quest'anno, lui lo sa, non ha iniziato nel migliore dei modi. E Locatelli era uno di quei giocatori, di quei 5 giocatori che avevo portato su numero 10 nei giocatori che mi avevano deluso di più, e quindi vi invito ad andarvi a vedere quel video per capire un po' quello che ne pensavo. Mi fa piacere che Allegri l'abbia detto, che abbia usato il bastone e la carota con Locatelli, però poi dice, questo infortunio mi ha fatto bene perché adesso l'ho visto bene, recuperato a livello fisico, a livello mentale. In futuro, per qualità morali e tecniche, sarà un pilastro della Juventus. Però il futuro si gioca già adesso, Manu. A me Locatelli piace molto. Non l'ho mai nascosto. Sono molto legato anche alla figura di Locatelli. Però il futuro passa dal presente, dalle prestazioni. E non può scivolare fuori da questa squadra. Un investimento da 40 milioni come Locatelli e un giocatore che ama la Juventus come Locatelli. Quindi è questo il momento giusto per rientrare nella corsa, e qua chiedo una grossa mano a Massimiliano Allegri, perché passa anche da lui. Perché poi gli hanno fatto la domanda, no, prima è difensivo qui là, si è un po' chiuso a riccio, come suo solito, nelle conferenze stampa, ci sta, però io domani in campo col Bologna voglio vedere un'altra roba. Cioè, non voglio vedere lo stampo di Juventus che è stato proposto in questa via di stagione e in tutto l'anno passato. Perché questa filosofia di calcio, questo modo di intendere il calcio, in una stagione intera ci ha portato a qualificarci in Champions perché l'Atalanta è crollata, a uscire agli ottavi col Villarreal, a perdere due finali con l'Inter tutte e due le volte e a non vincere lo scudetto, quindi a collezionare 0 titoli. In questo primo mese ci ha portato a fare 9 partite e 2 vittorie. Cioè, viene naturale pensare che seguendo questa riga che abbiamo iniziato a tracciare ad agosto, settembre dell'anno scorso, del 2021, non arrivi a concludere il percorso che ti sei prefissato. Non ci puoi arrivare. E te lo ha dimostrato il campo. E se Locatelli inizia a rendere meno del previsto, perché la Juve inizia a rendere ancora meno di prima, probabilmente questa tendenza va invertita, perché se no tu continuerai ad andare sempre male e addirittura sempre peggio, perché questo ci sta dicendo il campo. Quindi inversione di tendenza. Allegri dice, ormai inizia la nuova stagione, ci vuole un atteggiamento diverso,
ci vuole tutto differente. Però il messaggio deve essere passato, perché se non è passato il messaggio, allora, ragazzi, possiamo far su baracche e burattini. E andiamo da nessuna parte. Ci sono alcuni dati che non mi sono piaciuti oltre l'attacco, ma in questo momento non serve trovare problemi ma le soluzioni, tra cui vincere col Bologna. Ora, io apprezzo tanto che Allegri abbia sottolineato tante volte il voler vincere col Bologna, perché è la cosa principale. Io stesso voglio vincere col Bologna, perché ragazzi, 10 partite puoi fare solo 2 vittorie. E insomma. Quindi sì, il focus principale domani è la vittoria col Bologna, certo. Però in questo momento non puoi dire che non serve individuare i problemi ma trovare le soluzioni, perché le soluzioni a che cosa? Cioè le soluzioni le trovi ai problemi. Se devi trovare una soluzione devi prima individuare il problema. E quindi un conto, se non lo vuoi dire in conferenza stampa, ci sta, alzo le mani, fa parte del gioco, della tattica e della pretattica. Però se l'unica cosa che si sono detti in queste chiacchierate, dopo aver individuato alcuni dati, sempre citando Allegri, che non sono piaciuti, è stata: sì, però dobbiamo vincere col Bologna. Non è la vittoria col Bologna che ti aggiusta la stagione, è la vittoria col Bologna che, una volta identificati, individuati i problemi e risolti parzialmente o in un percorso di crescita e di sviluppo per risolvere questi problemi, allora ti porta a vincere col Bologna. Poi domani magari vinci col Bologna in modo nervoso, magari vinci anche 2-3-0 e dici: abbiamo risolto tutto. Non è vero, siamo cronici. Perché hai vinto 3-0 col Sassuolo, poi hai visto che cosa è successo dopo. Quindi i problemi vanno individuati, vanno evidenziati, sottolineati con rosso, con la matita rossa, e vai anche trovata una sorta di soluzione a questi problemi. Non è solo la vittoria domani, no, domani deve essere il primo giorno di una nuova Juve. E se Allegri vorrà salvarsi la panchina, effettivamente, questi problemi dovrà averli individuati, perché sennò saremo sempre punto a capo. Serve un'identità, questa Juventus è priva di identità. Serve un'anima, questa Juventus è prima di anima. Queste cose le devi metterle in conto. Se non le metti in conto, questa squadra non vincerà mai. Il mondo viaggia così, dice Allegri. Quello che si dice ora, tra 20 minuti è già passato. Noi dobbiamo focalizzarci sul campo. Sull'esterno si parla e si dice tanto e si fa poco. E questo è vero perché il mio lavoro si basa proprio su questo, nel parlare, nel dire, nel fare zero, meno di zero. Perché io non lavoro con la Juventus, non lavoro per la Juventus, io sono un tifoso e cerco di analizzare quella che è la situazione sempre in casa Juve. Quindi è vero, il mio lavoro è sempre facile perché io parlo ma non faccio. Ed è per questo che mi dà fastidio quando parlano quelli che invece dovrebbero fare nei momenti in cui si sta facendo meno. E io sono il primo, credo, e chi mi segue da anni lo sa, che è pronto a dire bravo nel momento in cui vede qualcosa che va bene, ma che non è disposto a dire bravo, per l'amore della Juventus, nel momento in cui le cose non vanno bene. E quindi da domani che inizi effettivamente questa nuova stagione, che si cambi effettivamente registro, che si cominci effettivamente una nuova vita. E allora, forza Juventus, dimostraci che siamo arrivati al punto della svolta davvero, perché se così non sarà, torneremo ai discorsi di qualche settimana fa, di quando si giocava, e cioè come si può andare avanti così? È impossibile. Allegri è stato confermato. Non mi aspettavo di rivederlo in conferenza stampa, non mi aspettavo di rivederlo sulla panchina della Juve. È l'allenatore della Juventus, lo è ancora. E allora tocca a lui. Tocca a lui dimostrarci che nelle settimane precedenti ci eravamo sbagliati a chiedere la testa all'allenatore, che ha ancora tanto da dare. Perché in caso contrario, io sfido anche il più affezionato dei tifosi a dire: Allegri dovrà rimanere sulla panchina della Juventus. Ci sono 42 giorni, ragazzi, 42 giorni da qui al Mondiale e una ventina di partite praticamente. C'è da correre, c'è da sudare.